Le pagelle, però. Prego. Cominciamo con il reparto di difesa. Abbiamo dato un 6 ad Andukar solamente perché ha dato sicurezza, perché poi in fin dei conti il Chievo non ha mai tirato in porta, mentre abbiamo premiato molto questo signore qui che è Mariano Izco. Abbiamo dato un bel 7 perché secondo me è stato monumentale, perché è sceso in campo con una caviglia malconcia, con un'infiltrazione e ha stretto i denti, ma ha stretto i denti anche con l'aiuto dei compagni, con i raddoppi di Barriere. Però lui veramente ha fatto una partita, secondo me, in una condizione fisica veramente limitata. 6,5 anche per la coppia di centrali, sia le Grottaglie che Alexis Rolin. Mi sono piaciuti molto nel gestire due giocatori difficili, sì, d'attacco come Terò e Pellissier. Perché sono... se si aspettava questo 6,5, Rolin, visto che è qui in studio e ne approfittiamo. Rolin, o volevi mezzo punto in più? Sta aspettando. Va bene. Ma tu sei un tipo che, cioè uno che guarda lunedì i voti sui giornali? No, no, non li guardo, non li vedo. Ogni tanto arriva qualche messaggio. Preferisci non farlo. Però è stato molto più ordinato rispetto al passato, a livello tattico. Sta, per un sudamericano credo non sia facile adeguarsi, soprattutto nella fase difensiva, a quelli che sono anche gli automatismi del calcio italiano. Io credo che si sta adeguando molto, ma molto bene. Piano Cicchetti piano. Invece le guardava le pagelle, si lamentava pure, certo, con i giornalisti. Sì. Prego, andiamo avanti. Vabbè, ho dato un voto, abbiamo dato anche un voto molto, ma molto positivo a Cristiano Biraghi, 6,5, sì, per il terzino sinistro. Ha fatto veramente bene. Ogni volta che Castro gli ha chiamato il corridoio ha sempre offeso, si è sempre proposto anche in fase difensiva, e addirittura, pensate un po', la difficoltà e l'applicazione ottima dei due esterni di difesa del Catania ha costretto spesso Sannino a cambiare sesto con Estigarribia da un lato all'altro, proprio per trovare il bandolo della matassa, cosa che non hanno invece mai trovato. Passiamo al centrocampo. Abbiamo dato un 6 molto di stima a Taxidis. Sì. Perché io qui vorrei anche affrontare con te una piccola parentesi. C'è per anche il una greco. Domanda su Taxidis, e tra poco sentiremo. Sì, una piccola parentesi. Certo. È vero, ha fatto tantissimi errori oggi. Sì. Se uno deve valutare veramente i tanti errori in appoggio, forse non doveva neanche superare o arrivare alla sufficienza, però può fare un lancio tremendamente bello e tremendamente perfetto per Castro in occasione del gol del 2-0, certo. E questo dimostra che un passaggio di 50 metri, qua c'è un ex giocatore, anzi qua c'è un giocatore, allenatori, non è semplice farlo in diagonale e beccare il suo compagno sui certo, piedi, quindi certo. Io credo che al greco serva tranquillità. Non può giocare. Quindi un tu dici, giocatore potrebbe essere un problema mentale. No, non può giocare un giocatore che al primo errore viene fischiato dall'intero stadio. Certo. E questo è, mette in difficoltà completamente un ragazzo che ricordiamo ha 19 anni, certo, non è scafato, non è un giocatore che può anche fregarsene alla Plesillo, certo, all'Almiron, ti manda a quel paese il pubblico e forse fa ancora meglio. Ci vuole un po' di calma, sì, anche perché in quel ruolo, anche perché in quel, certo, ruolo hai Taxidis. Puoi adeguare al Mirondo. Sentiamo però. Cicchetti. A me la cosa che mi infastidisce è che è una cosa che si ripete ormai spesso in tutti i campi, fischiare un singolo giocatore, soprattutto in partita in corso, che per carità uno può anche non essere, no, d'accordo su una scelta, può anche non piacere un calciatore, ma quello è un calciatore che sta giocando per la tua squadra. Se tu lo fischi durante la partita e lo metti in maggiore difficoltà, e tanto deve giocare perché è una scelta dell'allenatore, l'allenatore non si fa condizionare o che si chiami Maran o Capello o chi che sia, cioè tu non fai altro che metterti in difficoltà da solo. Allora secondo me i calciatori vanno sempre sostenuti, sempre e comunque, no? Indipendentemente se si chiama Taxidis o si chiama Berghessi o compagnia bella, poi alla fine dell'anno, alla fine della partita, se c'è da dargli una contestazione, un fischio, queste cose qua, ok, ma durante la partita secondo me è una cosa che non si dovrebbe fare, perché va soltanto a limitare quella che è la prestazione ancora di più di un calciatore. Punto. Grazie per questo intervento. Andiamo. Che serva da monito assolutamente per i tifosi, chiamiamoli impazienti. No, prego, poi andiamo a vedere le altre valutazioni. Abbiamo dato 6 ad Almiron, sempre, sì, andando a vedere la grafica, mentre abbiamo premiato veramente non solo per il gol, ma per un giocatore secondo me straordinariamente europeo, che è Jaroslav Plasil. Questo è un grande acquisto, secondo me, che ha fatto il Catania, una grande mezzala, può giocare in tutti i ruoli del centrocampo, ma soprattutto certe volte gioca meglio senza palla
palla che con la palla, perché ha una capacità di inserimento nei corridoi, nel trovare lo spazio, nei movimenti proprio ad aggredire l'area avversaria straordinaria. Ha fatto gol con uno di questi movimenti, ne ha sfiorato anche un altro e poi gioca con una semplicità quasi scolastica, che a qualcuno sembrerà poca cosa, invece è tremendamente difficile farlo certe volte. Andiamo all'altra valutazione, a quelle dell'attacco. E abbiamo dato 6,5 a Castro, perché secondo me ha giocato una partita finalmente alla Castro. Non l'avevo visto bene nelle prime 5 giornate, invece l'ho visto molto ma molto propositivo, è sempre venuto dentro, si è allargato, ha sfruttato ampiezza, ha chiamato Biraghi, sull'out di sinistra ha dato sempre tantissimo movimento, ma ha recuperato anche tantissimi palloni e in più è riuscito a segnare anche con l'aiuto di Berghessio, a cui ho dato 6, è sempre fondamentale lui lì davanti, anche perché fa da raccordo. Ha pure stretto i denti, perché ha a un certo punto denti. Ha chiesto alla panchina che forse insomma voleva essere sostituito, perché non ce la faceva. Non ce la faceva. E poi abbiamo dato invece un 6,5 anche al Pitu Barrientos, perché oggi era in giornata e quando Barrientos è in giornata, chapeau, tanto di cappello, non ce n'è perché per nessuno. I tempi di gioco che ha Barrientos non ce li ha nessun giocatore. Ed è quello giocatore che subisce più falli di tutti.